Ciao a tutti ed eccoci a questo nuovo video del Tempio. Stasera cucina il marito e ci prepara la sua versione del risotto alla cantonese. Io, come vedete, presto la voce alla sua cucina. Allora, mi ha detto che gli servono circa 120 g di piselli, noi abbiamo utilizzato quelli surgelati, un 150 g di riso basmati, un uovo, una scatoletta di prosciutto cotto a cubetti, mezza cipolla tritata e dell'olio. Per prima cosa portate ad ebollizione dell'acqua salata e cuocete il riso basmati. Mentre il riso cuoce, preparate le altre cotture. Per prima cosa strapazzate l'uovo con un filo di sale e lo ripassate in una padella con un po' di unta con un filo d'olio. Girate, dovete realizzare una sorta di uovo strapazzato senza però l'aggiunta del formaggio, semplicemente un po' di olio e sale. Una volta che l'uovo è cotto, lo mettete da parte nella medesima padella dove avete cotto l'uovo, aggiungete un filo d'olio e la cipolla. Fate imbiondire la cipolla. Una volta che è imbiondita la cipolla, aggiungete i piselli e coprite con un goccino d'acqua per alcuni minuti, in modo che cuociano i piselli con la cipolla e prendano tutti i gusti. Una volta che i nostri piselli saranno cotti, aggiungete il prosciutto cotto. Rosolate per alcuni minuti. Prima di aggiungere il riso che nel frattempo ha cotto, controllate la salatura. Dopodiché aggiungete il riso, diciamo sempre al contrario. Fate saltare per alcuni secondi. Aggiungete anche l'uovo che avete precedentemente messo da parte e continuate a far saltare mischiando tutti gli ingredienti. Ecco che anche la cena del marito è pronta, come sempre il tempo si augura che questo video vi sia piaciuto, ciao e alla prossima!